Droga e voodoo sono stati i racconti di due connazionali ad incastrare la banda di nigeriani trafficanti che avrebbe drogato e costretto a prostituire due ragazze una volta in Italia. A capo dell'organizzazione anche una mamma. Boom di pazienti, numeri troppo alti per i due centri di dialisi privata che hanno permesso di scoprire il sistema di trasferimenti delle strutture pubbliche alle private a Catania. Fino a 40.000 euro annui a paziente, arrestate 5 persone. Stangata a rate, la Sicilia dovrà restituire a Roma 2 milioni e mezzo ogni 6 mesi per rientrare dall'anticipo sul pagamento delle multe comminate all'isola dall'Unione Europea, per le quali aveva chiesto aiuto allo Stato. Provvedimenti contro 11 discariche abusive siciliane. Assalti armati, entravano in banche o gioiellerie con coltelli e armi da fuoco e arraffavano tutto quello che potevano. 14 pregiudicati di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo sono stati arrestati questa mattina tra il capoluogo e il trapanese. Luce spenta, il Palermo illumina per mezz'ora nel posticipo contro il Torino grazie anche alle scelte coraggiose di De Zerbi, ma poi crolla sotto i colpi di Ljajic e per la poca esperienza. Vincono i Granata 4-1, passivo troppo pesante, il commento del tecnico a fine gara. E ben trovati, eccoci per un nuovo appuntamento del nostro notiziario. Aggiorniamo le precedenti edizioni e partiamo intanto dalla cronaca. 14 pregiudicati di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo avevano messo su una banda dedita alle rapine a mano armata e banche e nocche gioiellerie. Questa mattina è scattata l'operazione delle misure cautelari nell'ambito dell'operazione Coyote. Operazione della polizia della questura di Trapani portata avanti dal commissariato di Mazara del Vallo, 14 le misure cautelari a vario titolo a carico di altrettante persone. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, è stato dato l'avvio all'operazione denominata Coyote. Personale del commissariato di pubblica sicurezza di Mazara, delle squadre mobili di Trapani, Palermo, del reparto prevenzione crimine di Palermo, della squadra cinofili sempre della questura di Palermo, hanno eseguito le ordinanze che sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Marsala Annalisa Amato a carico di 14 persone per contrastare il fenomeno delle rapine che si erano perpetrate negli ultimi tempi proprio nella zona del Trapanese. Indagini iniziate lo scorso mese di gennaio, durate fino all'aprile del 2016. Custodia cautelare in carcere è stata emessa ai danni di Aldo Ferro, Giuseppe Genco, Giovanni Natalizzi, Fabio Comito, Fabio Mustacciolo, Emanuele Rubino e Marco Ferrante. Gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico per Giuseppa Auguanno, Luigi Terzo, Tommaso Roberti e Carmine Zabbon, l'obbligo della dimora nel comune di residenza per Carmen Clara Villavicenco Gallon, Sami Sabbani e Sabina Sabbani. Le rapine sono state effettuate in provincia di Trapani, essenzialmente le indagini sono state portate avanti anche su tutta una serie di furti e rapine che sono state portate a compimento e altre no da parte degli uomini e delle donne inquisite. Un'organizzazione ben strutturata che aveva colpito in maniera ripetuta e costante questi istituti bancari e queste gioiellerie, per cui abbiamo ritenuto nei vari interventi di cominciare a porre un freno a questa realtà che stava diventando veramente compromettente per il territorio. La natura stessa dei reati che andavamo a perseguire e la pericolosità criminale dei soggetti che andavano via via evidenziandosi ci ha posto fin da subito una certa apprensione, non lo nascondo, perché temevamo che appunto la gravità dei fatti che si potevano verificare potesse generare dei danni anche ulteriori a quelli economici, perché quando si ha a che fare, diciamo, con personaggi con un curriculum criminale come quello degli odierni indagati che dimostrano quasi quotidianamente una spregiudicatezza e una determinazione criminale senza precedenti, lo sforzo secondo me non può che essere massimo per cercare di prevenire il più possibile che i fatti vengano commessi e porre fine quanto prima alla loro attività criminale.
E andiamo ancora avanti, parliamo adesso di prostituzione, riti voodoo. Speravano di realizzare i loro sogni una volta in Italia, lavorando come babysitter. Invece due nigeriane sono state ricattate e drogate per prostituirsi. Fermati due trafficanti connazionali e una maman che avrebbe fatto dei riti voodoo chiedendo in cambio dei soldi. Ecco i dettagli. Drogate e ricattate da riti voodoo per prostituirsi. A capo di un'organizzazione di trafficanti c'era una maman che avrebbe chiesto loro di pagare un debito da 30.000 euro. Le due ragazze nigeriane, arrivate in Italia convinte di lavorare come babysitter, sono riuscite a fuggire. Grazie ai loro racconti, i finanzieri del GICO di Palermo hanno fermato questa mattina i due trafficanti. I due connazionali delle ragazze sono accusati di far parte di un'associazione a delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. Grazie alle indagini della polizia tributaria, gli ultimi due trafficanti, Peter Oegvui e Osa Sedos, sono stati fermati fra la provincia di Agrigento e Alessandria e facevano parte della banda arrestata a giugno. La maman, a capo dell'organizzazione, abitava a Reggio Calabria, un complice a Napoli e gli altri due componenti del gruppo si muovevano tra Lampedusa e Agrigento. E adesso passiamo a una notizia che riguarda la sanità, ma purtroppo non è positivo. Il boom di pazienti, infatti, per due centri di dialisi privati ha permesso di scoprire il sistema di corruzione per i trasferimenti dalle strutture pubbliche alle private. Arrestate 5 persone, 3 imprenditori e 2 dirigenti medici. Si garantivano i contributi spostando i pazienti in dialisi dalle strutture pubbliche alle private. La Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito dell'operazione Bloody Money, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di 5 persone. Si tratta di 3 imprenditori: Francesco Messina Denaro, procuratore speciale della Diaverum Italia per la Sicilia, Salvatore Guarino e Carmelo Papa, amministratori del centro dialisi privato Le Ciminiere, e di 2 dirigenti medici, Giorgio Leone ed Elvia Sicurezza, in servizio presso i reparti di nefrologia e dialisi degli ospedali Garibaldi e Vittorio Emanuele di Catania. Gli indagati rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. I fatti riguardano il periodo tra il luglio del 2014 e l'aprile del 2015. Il procuratore speciale della Diaverum, Francesco Messina Denaro, ha un lontano legame di parentela con il noto boss latitante Matteo Messina Denaro. I dirigenti medici prestavano i pazienti a rivolgersi nei centri privati per la dialisi. Inoltre potevano avvalersi del personale corrotto, accuratamente ricompensato attraverso assunzioni clientelari dei propri familiari, stipendi, consulenze e bonus contrattuali gonfiati ed attribuiti a prestanomi o parenti. Ciò permetteva di ricevere circa 40.000 euro annui per paziente, ma anche una posizione dominante nel settore dialitico privato. Adesso facciamo una brevissima pausa, torniamo tra poco, ma parleremo ancora una volta di discariche. Restate con noi. Grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aero Panorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan, i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo. La burocrazia è un problema a Palermo. È un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale.
gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Dal 6 ottobre al 2 novembre saremo in via Mereno Stabile sotto i Postici a fare una mostra mercato dell'artigianato siciliano. Un luogo che era veramente disastrato diventerà il salone dell'artigianato. Ci saremo una ventina di artigiani, di cui la mia collezione completa delle mie ceramiche, il ricame, il vetro, la bigiotteria fatta molto bella, una linea molto ricercata. Vi consiglio di venirci a trovare, saremo aperti dalle ore 10 alle 21 fino a giovedì, venerdì, sabato e domenica fino a mezzanotte. Allora, eccoci rientrati, ripartiamo come preannunciato dalla questione legata alle discariche. 2 milioni e mezzo ogni 6 mesi, quantificato il rientro imposto alla Sicilia da Roma per le multe anticipate dallo Stato, combinate dall'Unione Europea, circa la mancata bonifica di 11 discariche siciliane. Quasi 2 milioni e mezzo da pagare ogni 6 mesi. Più che una multa, quella imposta da Bruxelles che lo Stato ha dovuto anticipare alla Regione sul tema delle discariche abusive, assume adesso le sembianze di una vera e propria batosta. Annunciato da tempo, il provvedimento è stato anticipato a fine settembre da un conteggio che portava la Sicilia, soltanto per il 2016, a pagare multe per irregolarità sui depuratori e sui rifiuti, pari a 225 milioni di euro. Niente di più e niente di meno di un rientro da un ideale prestito che la Sicilia ha chiesto allo Stato, sinora in prima linea per pagare le multe all'isola davanti all'Unione Europea. Il guaio è che anche i comuni adesso dovranno restituire alla Regione somme pagate in qualità di sanzione all'Europa. Il nodo sarebbe la mancata bonifica di 11 ex discariche dismesse, quelle di San Filippo del Mela, Cammarata, Racalmuto, Siculiana, Leonforte, Augusta, Paternò, Monreale, Mistretta, Cerda e Priolo Gargallo, con quest'ultima addirittura bollata come pericolosa e per la quale la multa è stata raddoppiata a 400.000 euro. In mezzo a tanta devastazione in termini non solo ambientali ma anche economici, in un momento quanto mai poco florido per pagare maxi multe, l'amministrazione regionale è riuscita ad ottenere un piccolo sconticino di 200.000 euro, garantendo l'esclusione dalla lista incriminata della rada di Augusta, inserita con le altre discariche erroneamente e dunque dispensata dal pagamento. Sanzioni che, senza un intervento netto da parte della Regione, con i comuni impossibilitati nei bilanci a pagare da sé le opere di bonifica, rischiano seriamente di ripetersi anche l'anno prossimo e quello dopo ancora. Cambiamo decisamente argomento. Si sente impaurito e abbandonato il testimone di giustizia Ignazio Cutrò, che dichiara di aver ricevuto una notifica di revoca del suo status. La sua vita, infatti, secondo il Servizio Centrale Protezione, non risulterebbe essere in pericolo. Adesso ascoltiamo le sue dichiarazioni, le dichiarazioni del testimone di giustizia al telefono. Verso 1:30 del pomeriggio mi hanno notificato il Servizio Centrale Protezione tramite notte un documento dove mi si informava che è stato revocato il mio status di testimone di giustizia, motivando che su alcuni passi, ad esempio io sono da un anno che lavoro a Vivona con la legge regionale per quella per cui mi sono battuto io e tanti altri testimoni, e quindi loro hanno rilevato che da un anno che sono lì non è successo niente, quindi la mia vita non è in pericolo, oppure ho fatto interviste che non sono autorizzate, ma forse loro non si ricordano che io sono un testimone nella località di origine, quindi a differenza dei testimoni non abbiamo bisogno di essere autorizzati per lasciare interviste e altre cose. Comunque io oggi mi ritrovo io e la mia famiglia a non essere più dentro il programma di testimone di giustizia. Le mie preoccupazioni maggiori sono che effettivamente oggi non mi ha ucciso la mafia, ma mi ha ucciso il Servizio Centrale di Protezione.
Apriamo adesso la pagina della politica, scendiamo in quella siciliana naturalmente, si candiderà sindaco di Palermo e questa mattina Fabrizio Ferrandelli ha lanciato una nuova iniziativa, si chiama Palermocrazia e sarà un vero e proprio esperimento politico di coinvolgimento della città nelle decisioni. Assemblee, proposte, istanze e votazioni permetteranno ai cittadini di riappropriarsi di pezzi di sovranità. Palermocrazia è una nuova parola per una nuova visione di città, è il primo vero grande programma partecipato che sia stato scritto in Italia per una città metropolitana. Noi incontreremo tutti i palermitani, quartiere per quartiere, posto di lavoro per posto di lavoro e insieme a loro condivideremo l'elenco delle cose che non vanno, delle cose da fare, dei desideri, delle proposte e questo non sarà soltanto lo stile col quale costruiremo il programma per la città di Palermo, sarà anche lo stile di governo che io intendo assumere perché i palermitani devono decidere non soltanto prima ma devono poter controllare e scegliere soprattutto il giorno dopo del voto. Abbiamo una grande richiesta di partecipazione, sono già state inaugurate 16 sedi territoriali dove i palermitani potranno andare a compilare i questionari o per diventare volontari di questa grande campagna conoscitiva della nostra città. È così che intendiamo scrivere una nuova pagina per una nuova Palermo rispettando i palermitani e la democrazia. Un piano a tutela dei mercati siciliani, l'iniziativa SOS Ballarò è stata presentata questa mattina proprio nel quartiere palermitano da cui ha preso il nome e prevede una serie di progetti al fine di attirare cittadini e turisti valorizzando il patrimonio del mercato nella sua interezza e soprattutto nella sua tradizionalità. Il mercato è già di per sé una performance giornaliera. Io ho la fortuna di abitare qui, quindi è un mercato che amo particolarmente, ma d'altro canto tutti i mercati storici di Palermo, che più volte ho avuto modo di definire dei veri e propri monumenti della città, nonché degli ecosistemi, che vanno tutelati nella loro interezza e complessità, ma anche aiutati ad essere promossi. Abbiamo già appostato delle risorse anche per i prossimi anni e quindi insomma speriamo che questo sia una delle tante iniziative che aiuterà non solamente a promuovere il mercato ma anche a rileggerlo. Infatti insieme a questa iniziativa a breve poi lanceremo anche come comunicazione un'altra iniziativa che è già iniziata, che è Ballarò Tales, ovvero i racconti di Ballarò dei bambini e degli adulti che lentamente vengono trasformati in storie popolari, quindi raccogliendoli proprio dal quartiere e che verranno poi trasformati anche in dei murales col coordinamento di Igor Scalisi Palminteri e con l'aiuto e la collaborazione degli abitanti del quartiere. Bene, allora facciamo un'altra brevissima pausa, per ora state lì perché torniamo per aprire la pagina dello sport. The Look of the Year 2016, la finale internazionale il 22 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania. Grandi stilisti della moda, agenzie internazionali e grandi fotografi di moda, le aspiranti top model da oltre 50 nazioni e con Don Cash, Chiara Grispo dal Talent Amici, Accademia di Danza, Balletto Siciliano. Presenta Joe Squillo, The Look of the Year, Fashion Awards 2016, Catania, 22 ottobre, Teatro Metropolitan. Prenotazione ticket presso i punti vendita box office. Che lo spettacolo abbia inizio. Energia, oggi è La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Tennis Club Valle Jato.
Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Al centro batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. Apriamo la pagina dello sport con il calcio. Non è andata bene in questo fine settimana, compreso questo naturalmente lunedì dedicato al Palermo, che ha recuperato, naturalmente ha chiuso la giornata di Serie A con l'incontro con il Torino. Ci racconta tutto Lorenzo Anfuso. È durata appena mezz'ora, forse qualcosa di più, la gara del Palermo contro il Torino. Un match dai due volti, ma che fotografa ancora alla perfezione il gruppo guidato dall'impavido De Zerbi, contraddistinto dai pro e dai contro della giovane età di cui dispone. Il gol in avvio di Ciocev aveva ammaliato e illuso anche e non solo per la disposizione in campo dei rosa. Un attaccante in più, Bentivegna, sfortunato nel farsi subito male e dover uscire, e un centrocampista in meno nel suo schieramento. Scelta che inizialmente ha fatto davvero male a Sinisa Mihajlovic col suo toro preso alla sprovvista. Poi i due colpi del fuoriclasse, quelli contro cui puoi solo guardare ammirato. La doppietta di Eliaic e oro colato per i Granata, che poi dilagano sulla scia dell'entusiasmo prima dell'intervallo con la terza rete di Benassi, quando ormai i giovani rosanero avevano staccato la spina sul piano partita. Nella ripresa anche il quarto gol di Baselli, quando ormai la luce era andata via in tutti i sensi, anche allo stadio, con luce soffusa e cellulari ad illuminare le curve per guasti multipli all'impianto del Barbera. Il coraggio, che già molti fisici teorici del pallone chiamano arroganza, del tecnico arrivato da Foggia, non ha pagato. Lo scoglio più difficile da superare, però, al Palermo, al momento, sembra essere quello di cercare di dimenticarsi la propria età media e trovare velocemente una dimensione che non si sfaldi alla prima difficoltà. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il regionale. Per ora state lì, perché adesso arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, poi le previsioni del tempo. Vi ricordiamo, come sempre, che questa edizione è disponibile sul nostro portale di informazione ctsnotizie.it. Grazie per aver scelto la nostra informazione. In furia la battaglia di Mosul, l'ultima più importante roccaforte dell'ISIS in Iraq. Le forze della coalizione avanzano, ma non mancano gli attriti. Prima Dabiq, poi altri villaggi lungo la linea di Al-Jazir e Al-Jabal Asfar avanza fino a una manciata di chilometri dal perimetro di Mosul. L'offensiva decisiva contro le forze ISIS nella città chiave del califfato avanza, ma quella che doveva essere un'azione rapida attenaglia sotto il fuoco aereo della coalizione internazionale, con forze governative di Baghdad, Peshmerga curdi, milizie sciite, combattenti sunniti iracheni addestrati dai turchi, si prefigura invece come una sanguinosa guerra di settimane. Lo ha precisato il generale Townsend, comandante della coalizione a base statunitense. Militari USA, chiaramente visibili a fianco dei Peshmerga, riferisce Al Jazeera, forniscono solo assistenza, non guidano l'azione, precisa il Pentagono. Intanto il presidente turco Erdogan ad alzare la voce ieri, ribadendo che la Turchia nella battaglia di Mosul avrà un ruolo di primo piano. Intanto si teme per i civili intrappolati a Mosul, che potrebbero rimanere vittime di armi chimiche, avverte l'ONU. L'austerity ha contribuito a rallentare la crescita europea, lo ha detto il presidente americano Obama, intervistato da Repubblica alla vigilia del bilaterale stasera con Renzi. Pieno sostegno alle riforme del governo italiano, aggiunge Obama, che stasera offrirà al premier una cena di Stato, l'ultima della sua presidenza.
14 persone sono finite in manette tra le province di Trapani e Palermo. Si tratta in prevalenza di pregiudicati accusati di rapine a mano armata in gioiellerie ed istituti di credito tra comuni siciliani e Ascoli Piceno. In corso anche numerose perquisizioni. Veronica Panarello, riconosciuta colpevole dal GUP di Ragusa dell'omicidio del figlio, Loris Stival. La donna è stata condannata in primo grado a 30 anni di carcere. L'omicidio nel novembre 2014. La donna avrebbe ucciso il bambino di 8 anni nella loro casa di Santa Croce Camerina e poi ne avrebbe occultato il cadavere. Calcio, Juventus in campo questa sera per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. Bianconeri impegnati a Lione. Le partite di questo livello sono tutte difficili, ammette il tecnico bianconero Allegri. Domani sarà la volta del Napoli, impegnato in casa con i turchi del Beşiktaş. Un saluto, ben ritrovati, un nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di mercoledì che sarà piuttosto dinamica sull'Europa centrale, a tratti fredda per la presenza di perturbazioni atlantiche con qualche precipitazione. Clima che sarà quasi invernale sulla Scandinavia e la Russia europea. Ma passiamo alla nostra penisola, dove la giornata nel complesso sarà discreta, peggiora però a nord-est con precipitazioni. Temperature che al sud Italia raggiungeranno i 20-22 gradi nel pomeriggio. Ma passiamo proprio al dettaglio del nord Italia, una giornata che inizialmente sarà discreta, più nubi e qualche precipitazione dalla serata sulle Venezie, così come Emilia-Romagna, parte della Lombardia e della Liguria. Andiamo poi al centro Italia, anche qui una giornata che sarà tutto sommato buona, con annuvolamenti alternate però anche delle schiarite ampie. Qualche piovasco sarà possibile sull'Alta Toscana. E poi il sud Italia, una giornata piuttosto variabile sulla parte tirrenica, ma in particolar modo la Sicilia con qualche occasionale piovasco, meglio altrove, così come anche la Sardegna, con ampi spazi di cielo sereno. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com.